Eccoci qui in questa stupefacente live di Rome 2 di Vile Tempo la Mod. Siamo con i Macedoni e, signore e signori, ci stiamo sempre più avvicinando alla penultima provincia di cui abbiamo bisogno, cioè Parsa. Stiamo intraprendendo una difficile campagna e, signore e signori, stiamo anche cercando di sottomettere i Medevi, popolazione che ci ha già dato grossi problemi. Un'avanzata un po' dubbiosa, non sappiamo bene a cosa andremo incontro, con l'obiettivo anche di sottomettere gli Aksum, che a loro volta sono già in guerra, invasi, quindi un po' una difficile lotta contro il tempo, anche perché il replenishment, come sappiamo, non ne avremo. Qui a ovest, invece, ormai abbiamo sotto me distrutto praticamente i cartaginesi, hanno una flotta abbastanza brutta. E cosa abbiamo? Abbiamo i loro alleati, però, con un esercito assolutamente di riguardo. Andiamo a vederlo. Composto praticamente da soli giavellotti. Come vedete, questi qua saranno un disastro, perché i giavellotti alle mie picche fanno un male atroce. Guarda, non me lo sto neanche a dire. E già che ci siamo, prima di concludere il turno, che ormai ce l'avamo, andiamo a vedere cosa possiamo fare. Ah, giusto, qui ci eravamo asserragliati. Lui qui non ha replenishment, tanto vale spararlo qua un attimino. Dovrebbe poter avere un po' di replenishment. Loro sono già a posto. Non mi ricordo se hanno movimento. Ah, sì che ce l'hanno movimento. Potrei prendere Kirtan. Però loro, con tutti i loro bei giavellotti, potrebbero venire a rompermi le balle. No, invece no. No, perché non ci sono strade. Iniziamo a metterci qua. Potrei fregargliela. Te, signorinella, tu poi vieni qua a vedere cosa c'è. Ecco qua, abbiamo visto qualcuno. L'altro, in che è che anche tu hai? Poco un cacchio. Oh, attenzione, perché effettivamente non ho aperto i commenti. Fragilities, thank you very much for the follow. Thank you very much. E no, qua ci riarrocchiamo nella speranza che loro ci attacchino, visto che hanno una quantità dei giovellotti che secondo me è proibitiva. Ok, poi quelli stanno lì a cercare di beccare il replenishment. Qua a sud. Andiamo. Eccoli qua. Anche qui non mi ricordo se devo far passare il turno. Sì. Vediamo se ci attaccheranno. Purtroppo non ho neanche una spia da inviare ricognizione. Andiamo a vedere qua. Abbiamo ulteriori armate. Ok, lui sta aspettando un po' di replenishment. Qui abbiamo il nostro alleato. Qui abbiamo il nostro capo fazione che si era salvato per un buco di non so che cosa, ma si era salvato. Tra un turno sbloccheremo anche l'Iron Mine. Ok, da tenere d'occhio questa cosa. Lui qui non so se ha replenishment qua, ma teoricamente sì, ce l'avrà. E qui anche, qua possiamo anche arruolare. Allora, ci becchiamo qua replenishment, poi andiamo lì e arrolleremo, condenseremo, arrolleremo nuovi soldati in modo tale da velocizzare. Potremmo anche farlo già adesso. Bam bam, dai. Qualche manpower ho. Ma anche qui non è malaccio, eh.
Là un po' meglio. Ti potrei unire questi con questi. E arruolarne un'altra. Oh, bella predone. Bella predone. Tutto a posto? Vediamo se posso fare la stessa cosa con gli Slinger. Sì, potrei fare la stessa cosa. Chi è che rimarrebbero fuori? Yajema, un po' di gente. Vabbè. Vediamo, vediamo. Tutto bene. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, qui ci stiamo organizzando per pestare un po' le reni a qualcuno. Qui stiamo arruolando. Perfetto. E adesso voglio tirare su un'armata qui a pella. Perché abbiamo spezzato proprio le corna ai geti la volta scorsa con una difesa incredibile. Io tutto a posto, grazie. Adesso tiriamo su un'altra armata. Io andrei di uno della nostra famiglia. Beh, ma che elmo che c'è questo. Il 20% public order penalties due to local presence of foreign cultures. Questo qua. Cavallo. Anche qui arruoliamo gente incazzata. Faremo dei buoni reparti di cavalleria, ma anche di assalto. Via. Qua facciamo così e io direi che ci siamo. Per questo turno ci siamo. Direi di passarlo. Dico, stavo registrando il continuo della guerra contro la Bactria, in uno scontro dove si presentano con tanto di pachidermi. Dacci loro. Non vedo l'ora di vedere quella puntata. I pachidermi da gestire non è proprio facile, facile, facile. Non è facile, facile, facile. Ah, ci attaccano loro, va bene. Va bene, va bene, va bene. Adesso gliela affondiamo. Mare Africum. Gli speroniamo le barchette. Sei una certa? Sono andati in furia, attaccavano sia le nostre unità che le loro. Spettacolo, sì. 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 Fanno così. Allora, il nemico ha meno navi di noi. Che significa che io posso ottenere delle retroguardie. Via. Ok. Aspettiamo che si avvicinino. Come hai fatto a... Come li hai gestiti i pachidermi? Hanno delle belle braccia i nostri marinai. No, metto pausa perché non so se è il mio mouse. Anche tu speronalo. Perché se questo rischia di affondare, lo dico. Fermati qua. Mi sta la gittata delle armi. Mo' ce la godiamo la gittata delle armi. Buona bla bla bla. Fermati. Allora, sentito dei botti. Infatti, ma sto bastardo che ci ha preso la nave. Vai, vai, spaccalo. No, questo dove devo andare?
Signore, non lo so. Tu dove cazzo stai andando? Ah, tu qua. Vabbè, tu mettiti qua così. One of our units has used all its ammunition. Dove vanno questi? Buttalo giù. Vai. Muoviti, che ci sono nella nostra, bravo. No, qua devi andare. Tu vai qua. Ce la fai? Guardate che casino. Allora, butta giù il generale nemico. Buttalo giù. Tu butta giù questo. Ma che scappano, io lo so. Vai anche tu. Continua, continua. Ma come tirano? Ma quanti tiratori? Ce la famo? Perché sta pigliando fuoco la nave? Sì. Allora, questo... Madonna, oh, quante frecce. Tacci loro. Parole sante, perdone. Vedi che gitta. Ah, dai. Vabbè. Abbiamo colpito la distanza, flotta affondata, cartaginesi, ciao ciao. Vedi che gittata. Aristophanes. Più di quelli non potevi... No. Più di così... Povera Cartagine. Costante esposizione al pericolo, come si dice, porta a sopportarlo. Insomma, non era proprio così. Buono. Vediamo. Look to your gods. Ma dai. For only in them will you now find mercy. Ma perché? Aggressivo eppure un infame. Ed è in guerra con qualcuno che non abbiamo ancora scoperto. Arche Bosforo. Però c'è Mar Caspio di mezzo. Che non ha più questi territori. No, non li chiamo i miei alleati, perché quelli lontani mi manderebbero a quel paese e non posso selezionare io quegli alleati. Mandargli contro. Niente, ci fa guerra con la Partia. Bene, wow. Sarà divertente. Suebi, non so se ti dice niente la parola Suebi. Sì, dai, sì, li spacchiamo. Adesso sto cercando di rimettere in sesto l'armata del nostro Basileus. We demand only a modest weight of coin. Ma neanche, voi siete sul mio menu. I trust. Via, via. Vediamo se attaccano la città o si muovono verso la città che ho sotto assedio. Mi sembra di no. Let us trade. You surely will not turn aside from a road paved. Allora, i Rutubis hanno una storia fantastica. Mi hanno dichiarato guerra a caso. Dopo 8 turni. Si sono, per avere la pace,
mi hanno chiesto loro di diventare uno stato cliente e adesso mi chiedono anche un accordo commerciale, cioè, fantastico. Dai, 3.000, dammi. Your offer is fair, although I do Hanno wonder fatto if you tutto loro. missed. Su cose belle. Sì. Qualcuno ha rubato. Allora, questa donna ha provato nelle sue capacità nell'organizzare il lavoro della sua famiglia. È ambiziosa. Ah, ok, non tollera i pirloni. Produce ottimo olio. Ah, potremmo assumerla per il nostro piano di sviluppo agricolturale. Agricolo. Alternativamente possiamo delegare ad altre famiglie nobili. No, voglio io. Qualcuno si è messo a rubare l'Illyricum. La pagherete cara. È tornata da... Ok, vai subito. Questi non ci hanno attaccato. Allora, vai qua. To the defenses. E ci mettiamo così. How may I serve you? Ma rubagli il cibo. Vediamo se sei capace di assassinarlo. No. No. Vabbè, anche tu qua a rubare il cibo. In your service I never tire. Con lui adesso attacchiamo. Qui in realtà andiamo in avanscoperta. Ti becchi il replenishment prossimo turno. Yol. Potremmo anche iniziare ad espanderci lì. Tu il replenishment l'hai preso? Di brutto, di brutto. Allora andiamo qua. Ok, andiamo qua giù. Il generale è una gentil donzella. No, qua abbiamo qua pure poco. Allora, torniamo indietro, andiamo avanti. Io sinceramente andrei avanti. Non so bene dov'è casa loro, ma proverei ad andare avanti. Eccola dov'è casa loro. E questo sta anche reclutando. Vieni qui. Allora, se vengo qui mi attaccano tutti assieme. E loro saranno 12. Più la guarnigione. African Spearmen, Horsemen, sono dei tiratori. Altri tiratori. E altri tiratori. Ma quanti tiratori c'hanno? Che potrebbe essere un problema. Però io mi metto qua, vediamo cosa fanno. Tanto potrò anche ritirarmi, a meno che non si ritiri nelle montagne. Un po' azzardata, ma possiamo anche rischiarla, secondo me. Axum, cosa è successo? Andiamo a parlarci. Sono alleati con Imam Lakatin Saba. Quindi chi c'era qui è stato conquistato. Arabia Felix. Vabbè, noi qua abbiamo una legione. Per provare a portargli la fame se li assedi, magari nel giro di qualche turno cedono. Sì, devo anche provarci. Solo che adesso non ho abbastanza movimento. Vediamo se loro mi attaccano, magari in campo aperto riesco ad avere un po' di fortuna. E io a sto punto con questa flotta però li mando qua. Ok, e qui non ci pensiamo più. Qua, il nostro capoccia.
Vabbè, teoricamente già il prossimo turno saranno quasi a posto. Noi dobbiamo stare attenti ai parti. Che i parti potrebbero. Ci prenderanno Raga sicuramente. Sicuramente. Quindi io dovrei decidere con lui se cercare di coprire Raga finché non arriva il mio esercito. Oppure fregarcene e colpire Susa. Ma per come sono fatto. Non ho una spia da qualche parte, sì. How can I be of assistance? Abbiamo fascista, vieni qua. Swift and silent as a shadow. Can I be of more assistance? Dove saranno? Saranno mica qua. Ma qui non vedo nessuno. Quindi io sinceramente potrei anche andare avanti. Lui il prossimo turno lo muovo e si inizia la conquista della parte. Tu vieni pure qua. Ah, e se le uccidi se la vogliono per loro. No, sì, sono in guerra con i Seleucidi. Sono in guerra con i Seleucidi, no, di fatto. No, di fatto no, non sono in guerra. Non sono in guerra, quindi non dovrebbero prendersela per loro. Va bene così. Ah, io stavo rollando qua. Qui abbiamo arruolato, adesso ci spostiamo qua. Allora, non abbiamo baggage train, cosa di cui sono innamorato, però possiamo prenderci due fantastici. Dai, Tobolos. Poi, tiratori li abbiamo, cavalleria ne abbiamo, manca la fanteria per pestarci. Ah, 2 turni. Sì, ma devi ridarmi i 256 uomini, eh? Non come al solito. E infatti, c'è uno sto problema, che non è vero. Anche se li butti dentro. Vabbè, vedremo cosa fare. Oppure li arruoleremo in un'altra provincia. E qui ci siamo. Poi, torniamo qua. Spostiamoci Ready for orders. qui. Make haste, men. Ancora, arruoliamo. Non so se fare un'unità di oppliti. Nah. Cavalleria. Cavalleria ne abbiamo. Ne abbiamo, ne abbiamo. La spina dorsale. Ok. Poi andiamo avanti a reclutare. Ok. Qui abbiamo reclutato. Poi adesso qua combatteremo. Qui non siamo stati attaccati. E attaccherei io se non fossero metà di 1000. Mi serviranno poi gli eserciti di supporto, per forza. Perché non vengono ad attaccarmi sti imbecilli? Allora, va bene. Qui abbiamo sistemato. Sì, no, no, qui lui è così, felice. Basta, attacchiamo quel cacchio di villaggio. Vabbè, forse possiamo farla. Perderemmo il 15% dell'esercito. Ma stai scherzando. Ma figurati. Ah, Sally out. Allora, bisogna stare solo attenti ai loro giavellotti, come sempre. Giavellotti e o tiratori.
The enemy sallies out to fight on the field. Dai, dai, dai. Grab the enemy by the throat and then hit e non ho letto. Fog? Fog qui? Nel deserto? Veramente? Com'è possibile? Maronna, oh, che pendenza. Mi devo vomitare. Allora, dove sarà il nemico? Non lo so. Io mi metto qua. Uno, due, tre, quattro, cinque. Boh, va bene così. Dov'è il generale? Mettiamolo qua. Nascosti. Bene. Foot companions. Royal Thorax swordsman, as you command. Ballista. Eccoli là. Cosa manca? Baggage train, porta fortuna. Buona. A ballista devi tirare sulla loro cavalleria che non vedo. Tira sui loro tiratori. Our reinforcements have arrived. Ottimo, mi servirà la cavalleria, che il resto ci metterà un po'. Sono solo tiratori. Cavalli, cavalli. Tu fammi favore, non tirare. Ma che becchi miei, non mi accorgo. Una, due, tre, quattro. O altro? Praticamente ne manca uno. Hidden units have been discovered. Bene. Ready men. Ready man. For Macedon. Tarantine cavalry. Eskimo. Our hidden units have been discovered. Ah, guarda qua. Forward. Companion cavalry. Proud sons of Macedon. Ah, non capisco un cacchio questa roba. Portiamo le nostre picche a contatto con loro e poi chiuderemo i buchi con qualsiasi altra roba che avremo. Via via. A contatto. Ok, la nostra cavalleria va. Qui ci sono degli spearmen con i quali vogliono fermare i nostri cavalli. Sì, ho visto. Cavalleria sta arrivando, buono. Allora, qui stiamo scontrando. Uno, due, subito qua. Forza. Veloci. Voi spaccateli. Ah, hanno anche i cavalli. Allora, qui questo può anche... Cos'è che sta tirando? Sta tirando a loro. E li ha messi anche in fuga. Fermati. Chiudere.
che ci siete attaccate qua. Tu però attacca qua. Islingas cosa sta facendo? Ma no, che macello. Forza, portami lì. Questi perché stanno crepando male? Perché stanno subendo il tiro. Molto semplice. Vuoi fermi che non capisco niente. Via. Ma voi che cazzo state facendo? Mi state facendo imbroccare. Ma... ok. One of our units has used all its ammunition. Orders, ready. Taken. Your orders. Tanto non li prendete i loro cavalieri, ammazzate la loro fanteria. One of our units has used all its ammunition. Guardali che ora arrivano, guardali che ora arrivano, guardali che ora arrivano. Allora, qui si sta consumando un macello. Va via la mia cavalry. Caricare anche voi. Cos'è che manca qua? Va, dobbiamo averli distrutti. Caricare qui. Caricare qui, caricare qui. A posto. Tutti su questi qua. Finita? Finita. Voi non sarete mica combattendo, vero? Caricare. Caricare. Che è questo? Cavalry! Dai questi qui, rimandali sui tiratori. Bobo, vittoria. Ah, prendiamo un po' di esperienza. A posto. Altro che 15%. Buono. No, signori, direi che è fatto. Là. Questa unità ha subito veramente tante perdite. Amen. A posto. Beh, 300 perdite è poco. Questi hanno fatto 80 kill. Come cacchio? Questi 44, penso tutti su di loro. Grandi pugliesi straordinari. A posto. La causa della paura è l'ignoranza, bella. Seneca il giovane. A posto, nostra. Occupiamola. Sale di livello. Imperium. Una spia, un governatore e un campione in più. Ottimo. Ok, come vedete le entrate sono quindi diminuite, ma io spingo su Trained Swordsman, e anche sulla cavalleria skillata. Ci sta anche Warcry, però lo faremo più avanti. Questi hanno subito
veramente pochissime perdite. Però vabbè, sono al massimo del movimento, quindi a posto così. Vediamo se qua verremo attaccati, non lo so. Sinceramente non lo so. Allora, facciamo Civil Town, questa la buttiamo giù. E qui sinceramente la butterei giù. Qua aspettarci tanti soldi all'inizio non è proprio il massimo. Agenti nemici. Infatti qua abbiamo meno 8. Abbiamo meno 8. Beh, abbiamo meno 8. Da tenere in considerazione, però stiamo per fare questo e quello. Quindi per ora va bene così. Allora, qui ad ovest è a posto. Andiamo in Italia. Abbiamo due unità di Levi, ai quali io ho fatto guerra. Se io vengo qua... Sì, dovrei riuscire ad aiutarlo. Dai, ok. Vediamo se attaccheranno. In quel caso, anche se con due unità in meno, allora vedremo più avanti. Possiamo anche prendere dei mercenari. Questi cosa fanno? Fanno schifo. 7-12. No, non li prendo. Cavalli. Sempre cavalli. Non è mai male. Però insomma, costicchiano. Lascerei perdere. Andiamo ad est. Lui deve venire qua, vieni qua. Ah, dobbiamo ancora aspettare un turno, è vero. Se inizio a portarti qua... però lì è in città. Lasciamolo in città. Qua l'hanno già fatto. Sì, questo l'avevo portato qua. Chi è che manca? Quello da arruolare? Sta già arruolando. Ah, a posto. Sud, siamo a posto a sud. Io direi che abbiamo fatto tutto. Vediamo se c'è qualche costruzione. Construction report. Atene. ...10% construction cost. Sì. Facciamo quello. 8° quel livello 3. E 8° anche questo, dove faremo livello 1 armor. Ci proviamo. Fazione distrutta, gli Axum, ok. Officer, buono, buono, buono. 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 Basta. Io direi che ci siamo. Vediamo cosa accadrà. Ah, vero, posso fare un editto in più. Posso fare anche una cosa molto bella. Che sono gli agenti. Io quasi quasi li recluto. Qua non mi serve la spia, mi serve il diplomatico. Lui. Poi mi serve, già che ci siamo, un campione. Lui che dà bonus al, come si chiama, al reddito. Vediamo quali sono le città che ci danno più soldi. Latino Macedonia, Hellas hanno già l'editto, Egitto. Egitto posso fare l'editto. Tax harvesting, via. La spia invece io credo che ci servirà qua giù, quindi la faccio qua. Questo non è male.
più 5 line of sight, non è male. Vai lei. Ok, 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 ok. Boh, direi che ci siamo veramente. La galoppa. Bactria. Seleucidi. Suebi, vediamo cosa succede. Nulla. Averni, spero niente. Nervi, lusitani. Ma le baci che vogliono. Geti, vediamo un po'. Medewi, Medewi per cosa fanno? Infatti. Allora. Hanno un elefante. Insomma, sono tutti con giavellotti. Questa non so come andrà. Proviamo. Hanno una valanga di giavellotti. Quindi devo caricarli. E hanno un bellissimo, bellissimo elefante. Allora, il generale nemico ha 2 stelle. Sono poche. Non dovrebbe essere un fulmine di guerra. Poi, qui lo dico, qui lo nego. Noi abbiamo un flottio di cavalleria. Non so se buttarmi io sul loro primo esercito. O aspettare loro che vengono. Io potrei aspettare anche loro che vengono, sinceramente. Però si uniscono agli altri, diventerebbe un inferno. Io provo la carta... attacco. Ma il che vada ci ritiriamo. Allora, copriamo i fianchi. Fanteria è già finita. Ok. Tirate solo quando ve lo dico io. Ok. Al di là di dove arrivano i loro rinforzi, questo è l'esercito che dobbiamo piegare per primo. Quindi voi adesso vi muovete. Enemy reinforcements approaching. Warriors of Macedon. Idealmente voi andate qua. Ok, la cavalleria a supporto.
È una piana e non riesco a capire da dove arrivano i loro rinforzi. Va bene. Ma bisogna stare attenti, dobbiamo essere in formazione prima dell'impatto con i loro elefanti. Sennò la situazione sarà brutta. Quindi io gli do ancora... Ora, sistematevi. Anche tutti voi. Stop. E invece si sono fermati loro. Mica scemo sta mondo. Allora. Non collaborano. Voi sui tiratori. Avviciniamoci. Avviciniamoci. Elefanti che mi fanno la carica all'ultimo, io lo so. Ecco il loro esercito nemico, arrivano i loro cavalli. I miei non sembra che stiano correndo, ve lo dico. No, si imbellinano, madonna. Che pena. Vediamo cosa succede. Ok, forza ragazzi, adesso loro caricano, perfetto. Allora, la cavalleria deve intercettare quella nemica, se gli facciamo la manovra tenaglia è meglio. Detto questo, 1-1-2, si allargano, 1-1-2, devono portare la loro fanteria a contatto. Stessa cosa voi, sbrigatevi. Ok. Fidati i giavellotti. Non sui nostri, grazie. Tutti i giavellotti. Allora, qui con gli elefanti ci siamo. In qualche modo ci siamo. Voi che cazzo state facendo? Tu spaccagli gli African qualcosa. Voi due qua. Voi due qua. Anzi, voi tre. Voi continuate a tirare su questi slingers finché non scappano. Grazie. Va bene così. Tirate sui cavalli. Oh cazzo, stanno arrivando a manetta tutti i giavellotti. Vabbè, vediamo di riuscire a distrarli. Qui c'è il loro generale, che ora caricherò il mio, che è sempre così. Sempre così, io questi li sto mandando praticamente alla morte. Signori, che casino. No, non c'è nessuno di quelli lì. Voi caricate qua. Maronna, che casino. Voi attaccare, voi allargarvi. Qui non si capisce più cosa accade. I loro pachidermi stanno andando, questo è ottimo. Voi vi dovete rimodulare, riorganizzare. Bisogna tenere massimamente d'occhio i cavalli. Qui stiamo riuscendo. Stiamo vivendo riuscendo. Lo ci fa il nostro eroe. Guardate la cavalleria nemica, che figata. Se riuscissimo a vedere anche il loro generale. Dovrebbe essere una donna. Catidete. Occhio che ti girano intorno, hai ragione. Dov'è Catidete? Questo c'è un giavellotto che ce l'ha abbastanza nel di dietro.
Non sei tu una donna, donna. Mica la vedo. Madonna, che casino. Ah, generale. E tu? Allargatevi un po'. Voi continuate ad attaccare. Voi attaccate qua. Tu, se riesci, vai. Te sei contro un po' troppa roba. Io direi che ti levi. Via, via, via. Lancia nemiche. Attaccare qua. Niente. Questo ce li ha bloccati, va bene così. Generale, attaccare qua. Ma qui sta arrivando di tutto. Di tutto. Allora, dove sono i miei slingers? Ma perché? Tornate indietro. Si sta muovendo. Ah, va che infami. Va che infami che mi hanno preso i miei cavalli qua. Venite via. Vai via, via. Devi... L'enemy general is dead. Ah sì? Ottimo. Facevano i fighi, mi hanno mandato via un'unità. Intanto hanno perso il generale. Voi mettetevi qui. Via assolutamente. Qui non cedo. I miei ovviamente stanno facendo fatica, muovetevi. Dai, via, 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 via. Via, via, anche voi, via. Devono staccarsi le loro lance. Vai, generale, schianta qua. Via, via. Ce l'hai ancora tu le munizioni? Cosa ho pigiato? Dai, mentre... Ottimo. Mentre pensa di attaccare i miei alle spalle. Tu e tu... Anzi, tu vai dare supporto al generale. Tu invece vai dietro. Questi ci tirano, adesso li scassiamo. Oh, ma avevo detto di andarvene via, cos'è che non capite? Ma vaffanculo. Vabbè, questo è. A voi, invece che tirare a caso. Dovete tirare gli African Horsemen, se no un macello. Dai, veloci, ma cosa cazzo aspettate? Non si capisce cosa stiamo facendo questo. One of our units has used all its ammunition. Ok, qua abbiamo vinto. Qui gli slinger stanno facendo più danno o più beneficio. Non si sa. Ma voi adesso dovete venire qua in centro. Cazzo stiamo andando? Attaccate qua da dietro. Questi chi sono? Questi passeggiano dove gli pare. Qua, qua. Ma qua abbiamo i nostri. Se riuscite. Sì, non capisco dov'è questa unità. Dov'è dislocata? Ah, ok, no, no, eliminatela pure. Qui io non riesco a capire se stiamo facendo bene o no. Però stiamo mirando lì. Praticamente sì. Se questi stanno morendo alla grande. Beh, sempre.
voi dovete buttarvi qua. Voi. Qua. No, penso che gli sto tirando in testa. Non lo so. Tirate a sti africani. Voi tirate qua. Troppi tiratori. Ma sul serio. Qua ci sono le lance. Allora, se il nostro generale riesce a far fuori... non ce la fa, via. Dai, resistete, su. Forza. Aspettiamo che le loro lance vadano via e facciamo la seconda carica. Distraeteli. Ce la stanno facendo sotto i miei. Veramente tanti tanti tiratori, forse troppi. Chi è scappato dalla battaglia? I cavalli. E anche sti cavalli se ne sono andati. Allora, qua invece li stiamo prendendo da dietro. Forza con i nostri soldati. Inseguiteli. Abbiamo finito i cavalli? Sì. Ah, quest'ala qui se la sta facendo sotto. Non ha resistito. Dai, forza ragazzi. Vabbè, che il generale, dai una mano qua. Tu vieni via e attacca qua. Ok, qua l'abbiamo fatti fuori. Molto bene, voi mettetevi qua a posto. Tanto qui bene o male stiamo, bene o male, stiamo resistendo. Rischiamo di perdere il fianco. Continuiamo a tirare. Prima che ci sono anche i nostri qua. Dai, che si radunano. Ok, carica da dietro, ottima. Il mio generale dov'è? Il generale sta arrivando. E la loro cavalleria non se ne va. Non solo non se ne va, ma va a pigliare i miei. Allora, questi sono attivi. Attaccateli alle schiena. Alle schiene, eh. Questi qua ci fanno qua. Venite via. Ma proprio via. Ah, i cavalli stanno facendo un buon lavoro, ma lì ci sono lance. Io direi di andare a prendere questi tiratori. Il mio generale si è andato anche a impastare contro. Vabbè, tira indietro. Dai, fateli scappare su. Niente, ovviamente. Via, via. Ma se vi ho detto via. Erano loro che stavano scappando. Allora facciamo così. Attaccate qua. In generale si dà una sistemata al trucco. Ma voi dobbiamo ripiegare con questo. Via di lì, via di lì. Lo so, come li tocchi se la fanno sotto. Questo è un problema. Ok, l'abbiamo vinta qui. Molto bene, allarghiamoci. Dobbiamo iniziare a far paura.
Mandagli rotta le unità, se no per noi sarà un problema. No, sono scappati davvero. Ma quanto sono dolori, eh. Allora, se scappa anche questa è un giocaccio. No! Come vi siete messi? Quasi giusti. Dai, non fatevela sotto adesso così. E invece se la fan sotto. Morale. Questo è completamente lasciato perdere. Perché? Brutta, ma non posso spostare i soldati che se la fanno sotto. Vedete, questi sono scappati. Non scappo adesso, non me ne frega niente. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Non c'è nessun motivo per scappare. E anche questi stanno scappando. Vabbè, ma ormai sono circondati. Se mi dovrei chiamare la ritirata. Oh, non vanno giù. Dai, va a suonare la fanfara qua. Si sono messi la cavalleria, sì, ma non scappano. Non scappano e sono dappertutto, siamo completamente circondati. Questi hanno finito i colpi. Perché non crepano questi. Companion cavalry! Time quickly now! General! Companion cavalry! General! Engage! Companion cavalry! Slingers! Engage! Dai, forza, forza. Macedonians ready. For honor and glory. Dai, scappate. Ok, questi sono scappati. Yes, commander. Questi se la stanno facendo sotto senza motivo. Dietro che facciamo un'altra carica. Allora, attaccare. No, 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 cosa ho fatto? Sapete che questi qua come li tocchi se la fanno sotto. Però girate. Allora, ho tutto il fianco. Quanti siete rimasti? In pochi. No, sono scappati loro.
Ma perché? Scappano a caso. Ah, se cede anche questa devo chiamare la ritirata. Poi ce l'ho tutti intorno. Allora, via di qui. Caricare. Li lasciamo lì. No, si è scappati anche lui. È finito. Non li posso far fuori tutti. No. Allora, concediamo la sconfitta e scappiamo da qui. Non so cosa dire. Non crepano. Buongiorno Alessandrino. Buongiorno. Grazie per il follow. Filippo V qui l'ha presa in quel posto. Non so cosa dire. Sposti gli uomini per metterli bene. Scappano via. Ho perso l'unità così. Niente. Ed erano senza generale perché era morto. Abbiamo perso un bel po' di gente. Beh, loro anche. Comunque noi adesso scappiamo. È il loro turno, potrebbero inseguirci, ma non lo fanno. Questi vogliono i soldi. Non ci capiamo. Questa è bella. Questa è bella. Dobbiamo aiutare i nostri alleati. Attenzione, hanno i veneti straordinari. Bella questa unità. Comunque non hai giocato male, erano doppi di te. Sì, ma solitamente le falangi riescono a tenere benissimo, benissimo. Invece questa volta... allora, è un'armata nuova con un generale nuovo. Questo purtroppo fa tanto in Divide et Impera, perché i gradi, tu qua vedi che sono due gradi, ma non aumenta di due la loro... come che posso dire? La loro capacità di attacco e di difesa. Non è così, aumenta di pochissimo, forse un punto ogni tre. Quello che fa tanto è il crescere dell'armata. Quando è giovane, come vedi, morale fa un po' pena, anche l'attacco e la difesa sono meno forti, e questa la paghi molto, infatti l'ho pagata molto. In quanto al morale, non riuscivo a spostare le truppe che loro scappavano via. Questa è una posa un po' brutta, ho perso due unità così. E in più le falangi non hanno fatto tutte le kill che speravo. Questo perché è nuova l'armata. Detto questo, adesso vedremo cosa fare. Se scappare di nuovo in patria. O se prendere dei mercenari. Vediamo quanti sono disponibili. Allora, noi intanto qua ci godiamo la battaglia. Cerchiamo di evitare gli Ist e far fuori i Levi. No, non abbiamo giocato male, abbiamo anche fatto fuori il generale, ma il loro morale non gliene fregava niente. I nostri invece li sposti, oh, via, scappiamo. In più hanno distrutto la nostra fanteria, quella con la spada. Ma noi siamo da qua, eccoci qui. Il forte è là, i nemici
avranno dei rinforzi. Cerchiamo di capire. Enemy reinforcements approaching. Ok, dall'altro lato. Penso sia più urgente. Vediamo qua quanta cavalleria hanno i levi. E tra l'altro non so bene. Zero. Una. Non so bene quanto. Quanto cambi dai levi ai suebi. Questi idioti stanno uscendo dal campo. Mi sono accorto, mi sono anche accorto che il nostro alleato non ha nessun piano. Se non correre a casaccio. Allora, abbiamo la nostra armata. Sì, diamogli una... Via Magnesia. E ci muoviamo in direzione dell'esercito principale. Intanto abbiamo le balestre, prima volta che proveremo le balestre. Se abbiamo l'opportunità. Cavalleria. We have discovered the enemy's hidden units. Cavalleria che anche la loro sta arrivando. Tiratori. Una. Un arco. Ah, qui vediamo il nostro alleato che si sta buttando con i veneti straordinari. Guardate che bello lo scudo. Bel legno. Quindi c'ha le botte. Cavalleria alleata. Speriamo di supportarli. Giavellotti e quant'altro. Sembrano un po' pochi. Infatti 42 su 120. Questa deve essere la guarnigione. Suppongo. La nostra cavalleria sta laggando verso la posizione di raccolta. Freccia nel ginocchio. Mi frega niente. Allora, beh, qui le linee si sono create. Il nemico sta prendendo il campo. Vediamo come reagirà il nostro alleato. Che lentezza. Andiamo un po' avanti. Ce la farà? Vediamo se non ha mandato un contingente per eliminare la loro cavalleria, ma non sembra. Il nostro alleato interessa solo il nemico, l'esercito principale. Se a me sembra che a velocità tripla vadano più piano della velocità normale. Lag unico. General. You have orders, sir. Ma quanti sono? Boh, troppi. Sono 5 armate. E la nostra si è... Sta muovendo? Uh.
Dai, buttati, buttati. Questa cavalleria fa ridere, dai. Lag, dai dai, dobbiamo sfoltirli. Bobo. Ok, sta iniziando a farsela sotto lì, finalmente ci stiamo posizionando. Qui nessuno attacca i nostri nemici, ma no, disperdiamoli definitivamente. Va bene così, dai, fate qualche ultima kill. Va bene. We have discovered the enemy's hidden units. Benissimo, adesso andiamo con loro. Voi riposatevi, voi caricate qua. Io direi anche il generale. Innanzitutto. Vuoi fare figo? Sì, sì, vieni, vieni. Our general is under attack. Dimmi che riesce a scappare. E invece sì. Ha tirato di sotto. Oddio, sono inutili. E hanno le lance. È abbastanza fastidioso. Cosa fa? Ah. Oh. Vale. Qui! Questo è il motivo perché abbiamo perso la cavalleria prima. Hanno pescato i due idioti qua. Voi tanto non li pigliate più. Stiano là. Voi state combattendo solo i tiratori, sì, ma non le lance. Perché non ho tirato le nuove lance? Warriors of Macedon, for glory! Quindi via di lì, preso solo perdite. Boh, la nostra cavalleria è la più lenta dell'universo. Riuscire a tirare quell'unità di cavalleria e chiuderla. Ma anche questa non la lancia? Sì. Niente, tiratori con lancia, imbattibili. Imbattibili, signori. La forza anticavalleria più potente dell'universo. Degli arcieri con una lancia del cazzo. Ah, ma un idiota. Che ti sei buttato qui. Ci stanno fregando il campo. Ci stanno fregando il campo.
Imbecilli alleati. Companion cavalry! Charge! General! Judas! Palatine cavalry! Taxi! Your orders? Keep advance ready! Quickly now! Sons of Ares! La signora, una bella carica. Un po' di kill le ha fatte, 116, 18. Tornare indietro. Ready and waiting! Ready! Take aim! For glory! Ready and waiting! Ma come scappano? Scommettiamo che riesce a scappare anche stavolta. General! È certo che ce la fa, perché il genere. Questi stanno scappando. Questi stanno scappando di brutto. Ma potremmo anche prendercene cura noi dopo. Passate di qua. Il mio esercito. Sta arrivando. Sì, la bruciamo. Due torri, mo si piglia anche la terza. Allora, abbiamo disperso finalmente la loro cavalleria tirando giavellotti a caso. No, non è disperso, qua ancora. Dentro. Dopo li libereremo anche loro. Qua. We have discovered the enemy's hidden units. Perché pugliesi stanno prendendo frecce? Take aim! Stanno pigliando le torri. Ok, fatti fuori. Abbiamo continuato a trucidarli. Cioè, questi se ne sono andati via pur di rompere le balle alla me. Buttateli giù. Non voglio più vedere. Andate via. Ah. Piazza. Sì, le avrà prese tutte ormai. Tirate! Un cazzo, no, da oh. Fate in modo che non tornino più. Merda, ho lasciato quella cavalleria. Vabbè, ma sta bene. We have discovered the enemy's hidden units. Your orders. Ok, a posto così. Cazzo vanno? Se li proteggessimo i nostri alleati. Signori balestrieri. Allora. No, sono gli slingers. Niente, allora diciamo di. Diciamo che stanno alla cavalleria un casino. Quindi venite qua.
tirate solo quando ve lo dico io. Voi invece vi mettete qua. E dove è andato? Tu e tu. Perché scondo il gruppo? Oggi mi viene da vomitare. Uccidete questi. Riposatevi. Fateli fuori. Non devono più tornare. Oh, i nostri alleati stanno prendendo sopravvento. Loro stanno uscendo. Io purtroppo non ho nulla per bruciare. Non ho nulla per bruciare le torri. Spero lo faccia loro, ma non credo proprio. Dobbiamo andare a conquistarli. Allora, qui i pugliesi stanno cercando di far fuori la Quaraz. I loro nudi, insomma. Non dovrebbero avere molti problemi nel farlo. L'ultima. Ok. Ah, qui è un po' un problema. Vai tu. Questi non possiamo. I veneti straordinari purtroppo li hanno. 250 kg di veneti straordinari, eh? Winded fresh. Ottimo. Taxi? Sì, carica disordinata, però abbiamo salvato il morale dei nostri. Ritornare indietro. Probabilmente ci inseguiranno. Fatti. Tranciali. Ah, non ne hanno più. Ok, bella carica sul fianco. Sì, portatevi qua. Andate via. Tu hai munizioni? Sì. Vieni qui. Attivi. Qua non riusciamo a farli fuori, sul serio? Allora mandiamo. Qualcuno sta tirando. Dove sono gli agema? Qua. Basta. Dai, i nostri alleati stanno per essere schiacciati in un panino. Bisogna liberare almeno quest'area qua. Ok, qua abbiamo vinto. Dai, Red Verità, venite qua, riposatevi. Le mie falangi. Dai, proprio qua. State tirando? Ma che cacchio state facendo? Ok, qui l'impatto c'è. Centro rotti kill. Via subito. Facciamo riposare. Fresh.
One of our units has used all its ammunition. Proud sons of Macedon! Tarantine cavalry! Caricate in 50. Lo spezzagli a suon di carica. Infatti, bene. Voi non fate ste cose. Voi colpite qua. Andati. Tirare. Bravo. Anche questi adesso li facciamo fuori. Buono. Voi iniziate a introdurvi qua. Tu come hai fatto a morire? Le balestre dove sono? Qua. Oh. Sì, hanno... Ok, vediamo un po'. Beh, 33, eh? Oddio, con un solo tiro. Royal Peltasts. The battle is turning in our favor. Scusa? Oddio! L'unità definitiva. I nostri alleati? No, ci sono. Mamma mia, che danno che hanno fatto. Tirate nel mucchio. Anzi, tirate qua. Forse un po' lontano. Qua. Understood. Ouch. Perché ho detto out? No. 36-25. Beh, qua ci mettono un po' di più. Ok, la nostra cavalleria sta bene, lasciamola riposare. TV Winded. Oh, che palle, sempre a colpire i miei agi. Non c'hanno nient'altro da fare questi. Kill. Ma vediamo contro questi. Vabbè, ma sono devastanti. 71-61. Questo sono i 114. Hanno scudi, è finita. Non esistono più. No, basta tirare quelli.
Allora, qua continuiamo. Ready and waiting. Riders, advance. Ready and waiting. Mi sa che devo lasciare la battaglia a metà. Che succede? Ok, così quelli non scappano più. Voi avanzate. Voi basta, nella schiena degli avversari. Qua è perfetto. Qua è perfetto. Sta iniziando a tirarci contro, però. Sta iniziando a tirarci contro. I nostri Slingers. Mamma mia, 138 kill, 122 contro 60 e 52, cioè che differenza sui nuovi Slingers. Ok, allora l'obiettivo è mandare 1 e 1, 2 qua. Chi è che vuole passare da quella parte? Royal Thorax Swordsman. At speed. Ready. Pistol infantry ready. Andate nella schiena di gente giusta. Che ti ha tirato addosso i miei. Ma signori, devo dividere la battaglia in due per motivi culinari, perciò io blocco qui. E mi sa che registrerò la fine della battaglia, la appiccico dietro il video. Faccio così. E beh, questi balestieri sono la fine del mondo. Stupendo. Sud Italia si tiene su. No, centro Italia. O sud. Centro, centro. Devo andare a prenderne altri. Tre di questi e un arciere che può far fuoco, così da distruggere le torri. A voi di là non potete entrare. A questi scavano di colpire gli alleati. Qua. A qui ci stiamo muovendo molto bene. Qui vedete come sono stati impallinati. Signore, con queste immagini più. Saperlo prima. Guardate.
Con questa immagine vi saluto, ci becchiamo alla prossima battaglia. Comunque mi sa che vi attacco poi, me lo registro e ve lo attacco alla fine, quando lo pubblico poi su YouTube. Ciao a tutti. Bella Predone. Eccoci qua di nuovo. Andiamo a definire tutto il fruscio delle nostre, dei nostri dardi, delle balestre. Allora, qui come sta andando? Qui ce la stiamo facendo. Qui anche, resistiamo. Abbiamo già vinto. Facciamo ritirare qua. Mamma mia. Quanta, non ho visto tanta gente. Uno. Ce la fanno? Dai ragazzi. Royal Peltasts. Royal Thorax Swordsman. One of our units has used all its ammunition. Non penso ce la facciano con questa angolazione. Pericoloso. Comunque hanno finito. Hanno finito le munizioni. Ma vediamo se ce la fanno senza. Ma questa conquistatela, dai. Fatto. One of our units has used all its ammunition. Sì, allora vediamo se riusciamo a bruciarla quella. Vediamo di farcela. Dai, dai, ci siamo, eh. Vediamo quante kill. 296 kill, 266 kill. Mamma mia. Guardate che roba. A voi, un momento che. One of our units has used all its ammunition. Andate qua. Ma state bruciando? No, ovviamente. Quick march! Double time! Quick march! Allora, le mosse sono in pericolo queste. Questi stanno iniziando a prenderle. Non vanno impiegate così loro. No, non sono arrivati al circolino qua. Questo è un problema. No, no, via, via, via. Voi qua. E voi anche, via, via. Dentro, dentro, bisogna salvare i nostri. Boh, 44. Vai tu, voi venite qui, dobbiamo intervenire. Qua, forza. Questi si stanno facendo ammazzare. Dentro! Sei capace tu, eh?
stanno sparando sui soldati nella schiena, gentile. Via. Ce l'avete fatta? Figurati. Va via di qua. Se ne vanno. Se ne vanno. Royal Peltast è un disastro. Occupate sti posti. L'importante è che il generale sia al sicuro. E poi del resto me ne frego. Mamma mia. Questi signori qui sono delle bestie. Gastrapetes. Ok, a posto. Neutralizzate, quindi il generale. Dai pure. Madonna, come rallenta qui il gioco. The enemy general is dead. Ottimo. We have captured a tower. Captured a tower. Signore, direi che ci sia. Vediamo il discorsetto qua. Questi sembrano in formazione, in realtà sono stati impallinati dalle nostre balestre. Buono. Mizzica, le perdite dei nostri alleati sono altissime. Noi abbiamo fatto praticamente le stesse kill del nostro alleato. I pugliesi sono molto meglio della nostra unità d'elite. Di questa qui. Che a livelli bassi è assolutamente inutilizzabile. Vanno arruolati quando il generale e l'armata hanno livelli alti. Adesso, non avendo bonus, sono molto fragili. E vabbè. Ma guarda chi è sopravvissuto. Qua no. Lui. Ah già. Madonna. E noi tranquilli. Ciao, liberiamoli. Prendiamoci questi 8.254 denari. Bella battaglia.
Allora, io mo torno indietro, arruolo altre balestre e un'unità di arcieri per il fuoco. Ok, penso abbiano fatto piazza pulita. Oh. Ah, giusto, sempre sincretismo. Livello 10. Vediamo cosa ha di bello da offrirci. Questo l'abbiamo già fatto, questo l'abbiamo già fatto, questo l'abbiamo già fatto. Questo. Assolutamente sì. Ne abbiamo un altro. Oh. Toh, il cagnolino, te lo sei meritato. Ok. A livello 3, quindi penso ci sia poco da fare. Infatti, nostro general. Oh, è tornato operativo. Possiamo attaccare parti. Ok, ah, un agente. Oddio. Proviamoci. Peccato, peccato. Oddio. Oh, ma come devo fare? No, dai, non scherzo. 74 di... Mamma mia. Allora. Ah, questi arrivano subito qui. Devo fare armi sabotage. Non ci arriveremo in tempo. Non ci arriveremo in tempo. A meno che non riuscirò a... O desisto con lui, ma non voglio desistere. E vado a salvare le chiappe a raga. O dopo provo a fare sabotage armi. Cosa che penso farò. Tu che fai bulletto, vieni qua. Maronna. E qui abbiamo la situazione da mettere sotto controllo. Non vedo la loro armata. Forse è andata a quel paese. Di certo non attacco loro. Cacchio, non posso. Ah, non ce ne abbiamo. Devo scappare a casa. Non penso di poter prendere sto posto. Niente, dai, lo vediamo nella prossima puntata. Io come sempre vi ringrazio. Situazioni positive, situazioni un po' meno positive. Tipo lì a sud, Medewi, mi stanno facendo piangere. Qui non mi hanno attaccato, ma si sono arroccati a loro volta. Figuriamoci. Qui lui ha ottenuto il replenishment. Sì. Dovrei lui portarlo qua. Prendere il replenishment. Ma anche se non è che... ci manca le falangi. Volevo arroccarmi. Vabbè, vedremo, vedremo, vedremo. Direi che ci salutiamo qui e alla prossima. Ciao a tutti.